fiore, bello. Riguardo al rapporto tra lavoro e giusta retribuzione, c'è solo uno che in Italia ha le idee chiare. De Luca, l'unico che dovrebbe aumentare sullo stipendio è il presidente della regione Campania. Però è stato carino almeno, perché non ha fatto nomi. Cioè, però dai, a sentire lui, grazie al suo lavoro, la Campania è diventata la Dubai dell'Occidente. E lui si sente l'incarnazione di Totò Sciicco. E naturalmente il suo vanto è sempre la sanità. Come si vanta con la sanità De Luca? Sanità campana, l'eccellenza. Secondo De Luca, rispetto alle altre regioni, la Campania è prima in tutto. È prima nei tempi di pagamento dei fornitori, prima nella riduzione delle liste d'attesa e prima nella rapidità degli interventi chirurgici. Ma io mi chiedo, ma il giorno in cui De Luca non sarà più governatore, cosa succederà alla Campania? De Luca, il terzo mandato, voglio stare qui altri 50 anni. Okay, non riguarda me. È un problema che lascerò ai miei figli. Mica, altri 50 anni ci vuole meno a smaltire il plutonio radioattivo. Però a me sta bene. Sono altri 50 anni di teatro dell'assurdo. Cioè, meglio dire, è assurdo che faccia così teatro, ma è tutto assurdo. Ma sentiamocelo. Comunque a me giova. A me giova.